Ragazzi, inizia un nuovo Selezione Italia, benvenuti, come state? Qui Tiago Dalla, Fabrizio Spaolonzi, come vai? Ciao, tutto bene? Tutto gioia? Ciao a tutti, ci siamo ora sul buongiorno, prima volta che... È la prima volta che vengo al buongiorno, eh? Diciamo... Su Instagram un sacco di volte, sì, però. Nel podcast ufficiale, diciamo, sì. La prima volta. Ma è la prima volta che registriamo tutti e tre insieme. È vero, un'occasione. Tra l'altro, ogni settimana, se Buongiorno San Paolo cambia di scenario, cambiano gli studi, improvvisiamo, siamo un po' itineranti, no, Tiago? I zingari i zingari digitali, bellissima questa, il nostro microfonino. E quindi oggi il tema di oggi, ragazzi, è il calcio. Di nuovo il calcio tra Italia e Brasile. Siete stati voi due a Vercelli per la festa della... Pure giocato e segnato. Hai fatto gol? Fatto gol. Sì. Ma io non l'ho visto. Indossavo la 9 di Evair, avevo una bella responsabilità, dai. La 9 di Evair, scusate, momento promozionale appena iniziata, ce l'abbiamo qua. È questa qua, questa bellissima maglietta omaggio della Pro Vercelli al Palmeiras, firmata da Evair. È firmata da Evair? Sì, firmata da Evair. Assinada por Evair, promozione presso Nabio. Ce ne sono poche. E quindi, oggi parliamo specificatamente? Oggi misturiamo un po' il calcio tra Italia e Brasile, parliamo un po' di squadre brasiliane influenzate dal calcio italiano, o dall'Italia, o dagli italiani, ed è infatti proprio così, zan, che voglio partire facendo vedere una foto a Tiago, e voglio vedere se lui conosce questa squadra qua. Che squadra è questa, Tiago? Chi è? Dei Camarieri, cos'è? Era un L'Ordine ristorante. Di Malta, il Cavalieri dell'Ordine di Malta. Divisa nera con la stella bianca. Botafogo! Oh, sbagliato! Sbagliatissimo! Questa è la squadra del, tanto per rimanere sempre in Piemonte, del Casale Monferrato, che è un piccolo paese del... neanche troppo piccolo, però è un paese del Piemonte, Perto di Vercelli, tra l'altro, che ha vinto uno scudetto italiano nel 1913-14 e ha la stella dello scudetto sulla sua maglia. Allora è più grande della Fiorentina? No. Quasi, quasi. Fiorentina ha 22. Fiorentina ha vinto il doppio. È il Casale Monferrato. Però la particolarità è che è una squadra di un che non è neanche capoluogo di provincia, tu adesso un po' li stai imparando, sì, i capoluoghi, sì, di provincia in Italia, che ha vinto lo scudetto. Okay. E di solito le squadre che vincono gli scudetti in Italia, ma anche negli altri paesi, sono delle grandi città. Ma era un scudetto, era un campionato da... Allora, fine possiamo dirlo? Non possiamo dirlo. Erano scudetti che duravano un fine settimana. No, c'erano sicuramente meno squadre, però era uno scudetto come tutti gli altri, come quelli, tutti i sette della Pro Vercelli che noi abbiamo visto sullo stadio disegnato. Non parlare della Pro Vercelli, dai. No, quelli duravano una stagione. Ma anche questa era già una stagione. Se pensi che poi qualche anno dopo, visto che parliamo della Pro Vercelli, noi abbiamo fatto anche un episodio molto bello sulla storia della Pro Vercelli e sul legame con il Palmeiras, abbiamo accennato, ma non abbiamo poi approfondito, il fatto che insieme alla Pro Vercelli a San Paolo nella tournée in Sud America era andato anche il Torino. È una curiosità che la Pro Vercelli è nera. La Pro Vercelli è bianca. Questa è la seconda maglia. Questa è una maglia speciale dei 130 anni. 130 anni. Siamo patrocinati dalla Pro Vercelli. Sì, mai nessun media ha fatto così tanto per la Pro Vercelli. Siamo grandi sostenitori della Forza Pro. No, però la prima maglia è bianca. È bianca. E c'è questa particolarità subito che si lega, tu la conosci meglio di me in realtà, poi come squadra, perché il Torino, insieme alla Pro Vercelli, andò in Sud America, andò in Brasile, andò a San Paolo, è successa una cosa un po' strana poi in un quartiere di italiani di San Paolo, perché venne fondata una squadra da un imprenditore piemontese
che chiamò questa squadra Juventus, perché era un tifoso, no? Mi pare si chiamasse Crespi questo imprenditore, era un tifoso della Juventus, come tutti nel mondo, come tutti noi, insomma le persone sane, no? Ma, visto che ci sono tante squadre già in Brasile che hanno la divisa bianca e nera, no? Cioè, beh, Botafogo è nero, poi chi c'è bianco e nero? Santos e Corinthians. Santos e Corinthians. Atletico Mineiro. Ceará. Ceará e così va. E allora cosa combinò questa società qua? Fece le maglie dell'altra squadra di Torino, quindi Granata. Il grande toro, la vera squadra di Torino. E quindi questo club atletico Juventus, che adesso viene chiamato Juventus da Mocca. Juventus da Mocca. Sì. Perché il quartiere è? Mocca. Mocca, che è in San Paolo. Ma tanto quanto curioso, perché la maggior parte degli italiani che sono andati in Brasile erano dal Vento, però invece i piemontesi hanno fondato un sacco di squadre, quello che ho capito io. Sì. Juventus da Mocca. È questa che mi sono dimenticato del nome. Monferrato. Casale e Botafogo non c'entrano niente, simili. Era solo uno scherzo per te. Va bene. Poi magari adesso se intervistiamo qualcuno del Botafogo. No, perché in Piemonte c'era questa tradizione calcistica forte, no? Piemonte c'era. C'era nel senso che tante squadre vabbè, ora c'è la Juve che vince il Sandro. Prima c'era il Torino, c'era la Pro Vercelli, il Novara anche. No, non so il se Novara non ha mai vinto. Però era è stata anche tanto in Serie A. Sì, e tra l'altro in quegli anni lì la Juventus ha sempre avuto una storia di calcio importante, ma in quegli anni lì la squadra forte di era Torino. Il grande toro. Tra l'altro poi pochi anni dopo lo scudetto del Casale, il grande Torino che insomma in Italia aveva vinto tutto e che nella nazionale italiana quasi tutti i giocatori erano del Torino, poi tornando anche loro da una partita all'estero nel 1949, mi pare in maggio, purtroppo l'aereo con a bordo tutta la squadra di calcio, è una storia che hai già sentito da quando sei qui in Italia, si è schiantato contro la Superga, che è la collina che c'è dietro Torino, dove adesso c'è anche la basilica con le tombe, le celebrazioni del monumento, grande Torino, monumento, e quindi in quel momento lì il Torino era più famoso ancora della Juventus, quindi a Mocca probabilmente erano anche contenti di avere le divise granata. A Firenze ancora oggi il Torino è più famoso della Juventus. La Juventus è conosciuta ma sempre con un aggettivo dopo. Sì, no? Sì, Juve... Sì. Mi sembra sia Juventus Mercantile, no? Sì, meraviglia. Avete visto che la presa in giro c'è pure in Italia, non è solo in Brasile, si prendono sempre qua, Comunque ho sentito la storia della grande toro di un torinese, tifoso, che mi ha detto lui, non so se sbaglio, che la Torino voleva gemellarsi alla Chapecoense. Ah, sì. Ah, no, questo non lo sapevo. L'ha detto lui. Hanno fatto delle magliette anche per omaggiare lo Chapecó, no? Belle storie. Sì, una storia bella. Sì. Comunque, te da Juventino, la Torino non è che la odi. No, ma perché io sono un tifoso sportivo. Ah, okay. Sportivo. Okay. Poi diciamo che una parte della tifoseria della Juve, ovviamente essendoci il derby, no, c'è sempre un po' di rivalità, però negli anni le squadre sono diventate talmente lontane come livello che non so, non c'è neanche più questa competizione che c'è tra Inter e Milan, o tra Sampdoria e Genova, che sono abbastanza simili sempre come tipo. Quasi come a San Paolo, allora. Sì. San Paolo è proprio... Schizzando, ragazzi. San Paolo si amano. No, poi io sono anche torinese di famiglia, quindi per me il Torino è anche la squadra della mia città, quindi non ce l'ho col Torino. Ma a me sta simpatica anche la Fiorentina. Il problema è che con la Fiorentina è un matrimonio impossibile, perché io dico: ma a me sta simpatica la Fiorentina, e loro mi dicono: ah, tu sei uno juventino di meraviglia, di mercantilismo. Allora io gli dico: vabbè, andiamoci a mangiare una bistecca, e si finisce così. È così, però, c'è poco da fare.
E poi l'altra squadra qual era? Ma allora, una cosa che volevo, una curiosità, visto che tu sei anche tifoso palmerense, visto che parliamo sempre di legami tra Italia e Brasile, c'è una curiosità degli sponsor del Palmeiras, perché quella giornata che noi abbiamo fatto a Vercelli, io mi sono anche divertito perché c'erano i football club del Palmeiras, tutti i responsabili, i soci che giravano per l'impianto lì sportivo, e ognuno aveva una maglietta del Palmeiras vecchia, rotta, sì, degli anni 90, tutti però con sponsor italiani diversi, no? Quindi sì, sì. C'era la Parmalat. Parmalacci. Poi Pirelli. Pirelli. Pirelli se fa la Pirelli. Okay. Poi Team a Cina, Fiat. E ne ho trovata un'altra, la Case. Te ricordi Case? Case. Che però è sempre del gruppo Fiat, se non sbaglio. Ok. Non mi ricordo. Si vede che non avete guarda un po' su Google, se lo trovi la maglietta della. Appena il Palmeiras ha iniziato a vincere, ero qua in Italia. Allora io ho vissuto solo il Palmeiras che non vinceva niente. Che non vinceva. Ah, ma prima del 2000 io avevo 7 anni, tipo non mi ricordo. Mettila, trovala, perché dovrebbe essere quella. Comunque, sì, questa è una cosa che gli italiani non sanno assolutamente. È cambiato anche un po' la storia, no? Cioè, le imprese italiane prima erano molto molto presenti e investivano tanto anche nel calcio, all'estero, in Italia soprattutto. E oggi un po' meno, e quindi però non lo sanno. Sì, mi ricordo case, insieme alla Souvenir. Il primo risultato, sì, ovviamente, quando ho scritto case Palmeiras. 2008, quando ha vinto il Paulista. Primo risultato di case Palmeiras erano... Abitazione, esperto dello stadio del Palmeiras. Ah, ma erano italiani, allora non so, credo sia del gruppo Fiat, se non sbaglio. Poi c'è Sant'Alactive, sì, esatto, Parmalat, perché era secondaria, sì. Era terziaria, magari non so nemmeno, è così che si la dice. Terza maglia, no, perché c'era, no, la Fiat, perché... la Souvenir, era il terzo, indietro il terzo sponsor in Brasile. Ai tempi, ora ormai il Palmeiras c'è solo la Crefisa, però ai tempi non c'era soldi, era Fiat, sì, sì. Souvenir, dove si poteva aggiungevano. Sì, però c'è una squadra oggi che ha lo stadio che ha preso, sì, il nome di un'azienda italiana. È la Fassa Bortolo. E lo stadio è? Lo stadio è il Mineirão dell'Atletico Mineiro. Ah, l'Atletico, sì, Mineiro è buon. Metà classifica. Sì, sì, sì. No, buono, ha vinto buono, anche il campionato. Oscilla tanto, però. Sì, ma ha vinto pochi anni fa. Sì, sì. Però anche è sempre... la Libertadores. Sì, con Ronaldinho Gaúcho. Però è una squadra che oscilla, mi sembra che a volte arrivano i soldi, fanno dei debiti pazzeschi, vincono tutto e poi l'anno dopo allora oscilla sempre, a mio punto di vista. Ma perché? Una squadra che la voglio bene comunque. Sì, sì. Ma perché, diciamo, non la odi? No, no, i tifosi sono puri amici, gemellati. Diciamo che fino a poco tempo fa, non so se è cambiato adesso, no? Ma in Brasile non si poteva essere proprietari della squadra di calcio, cioè si diventava presidente per un mandato di 4-5 anni, poteva essere rinnovato, ma poi, diciamo, era così, no? Sì. Ora è cambiato forse, quindi non c'era una proprietà tipo Berlusconi che investe, sì, per 30 anni e al comando, no? Cioè è l'investitore principale. Sì, sì, è diverso. Ma un'altra curiosità è che il Cruzeiro, che è pure una squadra italiana, sì, non è gemellata con il Palmeiras, che è una squadra italiana. Sì, sì. Entrambi si chiamavano Palestra Italia, sì, e il Palmeiras, i tifosi sono gemellati con l'Atletico Mineiro, che non rivale. È italiana, è che è rivale, sì, in più bianco e nera. Tra l'altro, la storia del Cruzeiro, del nome, è un po' triste per noi italiani, perché prima si chiamava Palestra Italia, sì, non mi ricordo se Palestra Italia di BH, insomma, comunque si chiamava Palestra Italia anche il Cruzeiro. Poi dopo, con la guerra, hanno cambiato il nome, e per un po' come il Palmeiras in realtà, per mettere una cosa lontanissima dall'Italia, hanno messo il Cruzeiro, perché il Cruzeiro, la costellazione, dall'Italia non si vede. Caspita. Quindi per mettere una cosa talmente lontana dall'Italia. Non la sapevo. Ringraziatemi. Io studio la storia. Alessandro. Sì, a Belo Horizonte però.
Può essere? Sì. No, la comunità. È perché ha detto Biagà. Ah, Biagà, scusate. Per i brasiliani è facile. Biacca sarebbe Belo Horizonte. Che anche Belo Horizonte risuona un po'... Così. Tanto, sì, un po' no, perché Biagà mi ha riportato subito a Maringà. O Bahia. Che, no, perché c'è un'altra curiosità a Maringà di una squadra bianconera, sì, pechegna, che si chiama Galo Maringà, l'hai mai sentita? Che ha fatto le divise bianco e nere della Juve, ma ha utilizzato il logo della Juventus, ma al posto della zebra ha messo un gallo, perché è il simbolo della loro squadra, e la Juventus voleva fargli causa. Ah. Solo che è una squadra talmente, una società talmente piccola che poi alla fine non l'hanno fatto. Però c'era questa curiosità di un'altra squadra bianconera. Guarda, ti faccio vedere anche la testimonianza. Facci vedere. Facciamo vedere. Ah, è vero, è uguale. Gallo, accidenti, è uguale. Fallo vedere. Creativi, fallo vedere anche agli amici. Perché... Amici. Magari questo noi è i potenti mezzi tecnologici. Siamo ancora. Questo qua non sbaglia mai. Così non se lo dimentica. Quindi ecco, un'altra curiosità. Poi ne abbiamo altre di squadre più piccole. C'era questo Napoli Sport Club. Di dove? Azulão. Azulão. E... sì, poi ci sono la zona est di San Paolo, Villa Industriale. La Villa Industriale di San Paolo, ok. Poi c'è il Votorantim, no? Che anche quello era italiano. Votorantim è un'azienda. Il Votorantim è un'altra storia. Atletico Votorantim. Questa era un'altra squadra che si chiamava Football Club Savoia. Che era stata fatta da italiani, ma poi si sono mescolati con gli inglesi, perché gli inglesi avevano questa azienda o questa zona industriale in quella zona, e hanno creato questa squadra qua, che poi è diventata più inglese, sì. E adesso si chiama Votorantim Football Club. Sì, sì, quindi quella, sì. Però all'inizio si chiamava Sport Club Savoia. Come c'è anche una tifoseria, no? Una torcida del Palmeiras, c'è la Savoia. Sì, sì. Ce ne sono tanti, quindi i legami tra questi due paesi sono... Sì, dovete sì, girare sì. Questo video ai tuoi amici italiani, perché gli italiani non lo sanno. E facciamo anche una precisazione, non è che loro sono monarchici in Brasile, sì. Perché Savoia era il simbolo che hanno ripreso, siccome i fondatori del Palmeiras erano piemontesi nel 1914, ok, non nel 2022. Quindi c'erano i Savoia, quindi non è che loro sono monarchici, però sono legati a quel... Ah no, pensavo che fossero monarchici. Cioè, Bolsonaro, Lula, e poi pensavo Vittorio Emanuele. Ah, IV, ok. Non lo so. Magari tutti i monarchici d'Italia si erano spostati in Brasile. E hanno fatto squadre di... Cosa facciamo? Politica? Andata male. Squadre di calcio. Mettiamo il logo, lo stemma di Savoia. Comunque... indietro le quinte sì, mi hanno raccontato quinte. Che Livorno. C'è una un'amica che ci sono. Che Livorno dietro le quinte che è successo a Livorno, che c'è il cacciurro. A Livorno c'è la torta di ceci buonissima, sì, che è la farinata per quelli del nord o cecina per i pisani, c'è mare. Ma oltre a questo c'è un brasiliano lì. No, sì, lo sapevo. C'è un brasiliano. C'è un brasiliano a Livorno. Anche di più. Legge il giornale. Cosa fa questo brasiliano? Il presidente di Livorno. Presidente della città di Livorno. Perché Livorno ha una città. No, dai, è la squadra. La squadra del Livorno è stata comprata da un imprenditore brasiliano. Sì, sì, di San Paolo, che salutiamo. Vorremmo una maglietta come questa del Livorno con la firma del presidente del Palmeiras grande. Però bisogna vedere intanto adesso se c'è qualche giocatore brasiliano che va a giocare al Livorno, perché potrebbe essere. E poi, visto che abbiamo parlato degli sponsor italiani del Palmeiras, magari c'è qualche azienda brasiliana che sponsorizzerà il Livorno. Quindi fatevi avanti. Aziende magari brasiliane. L'ha detto Tommaso, che salutiamo. Però, ecco, insomma, finalmente è bella, una nuova storia di una nuova storia. Italo-brasilianità. Sì, nel calcio. E poi, per noi che siamo abituati a vedere americani, cinesi, arabi che investono in Italia, in Europa in generale, i brasiliani sono nuovi
diciamo ci stanno anche un po' più simpatici, sì, no? Sono più che benvenuti. Sicuramente fare un churrasco con i brasiliani è più divertente che fare una pizzata con i turkmeni, cioè... Un saluto ai turkmeni. Come si fa la Turkmenistan in portoghese? Sono turcos. No. Turkmenistan. Ascio. È Turkmenistan. Sì, Turkmenistan. La Turchia? No, dietro le quinte, le voci. Stavo ridendo. Turkmenistan. È Turkmenistan. È un paese. È un paese, ragazzi. Paese. Capitale del Turkmenistan, forza. Veloce. Turkmenistan. Questo paese qua. Tra l'altro la capitale è Pisa. No, Pisa, sì. Livorno. Ashgabat. Ashgabat, la ridente Ashgabat. Ashgabat, sì, è anche famosa in Brasile per come si dice in portoghese? Turkmenistan. Caspita. Quindi non arrivano ai mondiali, allora non li conosco. Giusto. Ah, certo. Ah, un'altra curiosità era che ne abbiamo forse già parlato in un altro episodio di Straforo. La nazionale brasiliana, prima di partire per i mondiali, si è allenata negli impianti della Juventus, prima dei mondiali. Per questo è andata male. Per quello è andata male. Certo, ma non poteva che andare così, ragazzi. Prossima volta a Firenze, magari. Però anche quando ci sono stati i mondiali di Italia 90, e questa è la vera perla, sì, il Brasile era di casa a Torino. Abbiamo perso ancora, grandi, allora non si va più a Torino a allenarsi. Esatto, basta, si va a Caravaggio da adesso in poi. A Caratafini. A Caratafini. A Caraguatatuba. Taratingheta. Taratingheta. Bon, amigos, ragazzi, bello, molto bello, ma il prossimo episodio io lo farei sulle quattro squadre dello stato del Pará. Le quattro squadre più importanti. Pará? Del Pará, sì, lassù. Non ci sono squadre nel Pará. C'è Remo, c'è Remo, chi è Remo? Remo, non so. È una squadra. Poi... Davvero si chiama Remo? Sì, sì. Ma Remo è stata già una grande squadra comunque, sì. C'è Paysandu è arrivato nella Libertadores, ha vinto i Boca, mi ricordo ai tempi. Questo lì, è comunque... per specialisti proprio, professionisti del calcio. E niente. No, vorremmo farla. Vedi, il Remo, un nome italiano, è una squadra del Pará. Ma Remo è anche il... Sì, quindi... anche il nome di mio papà comunque. Ah, salutiamo Remo. E di mio nonno anche qui. Anche di mio nonno, e mio papà è Remo Dalla Junior. Mio Roma. No, io non ho Remi. Siamo parenti. Non ho Remi in famiglia. È italo-americano, brasiliano, perché Junior. Comunque la faremo invece sulle squadre di San Paolo. Di San Paolo. Che sono? San Paolo. Paysandu. Che sono? Vediamo se San Paolo. Palmeiras. L'altra la posso pronunciare, sì. Corinthians. Dai. E poi c'è di adozione, perché non è di San Paolo, è Santos. No, però dello stato di San Paolo. Stato di San poi Paolo. Potremmo aggiungere il Ponte Preta, però... Il Guarani. Guarani. Ce ne sono. Il Red Bull Bragantino. Allora facciamo campionato paulista sì. E un focus sulle quattro squadre più importanti. Ta? Amici, la nostra rubrica Seleção Italia su Buongiorno San Paolo con Tiago Dalla, Fabrizio e Alessandro. Abbraccio. Continuate a seguirci. Abbraccio. Ciao.